Non esiste il momento giusto per smettere di giocare a pallone e se l'età non consente più di correre, si può sempre camminare. Nato in Inghilterra, il walking football si sta diffondendo anche in Italia. Nome e cognome? Guido Scuderi. Ruolo? Portiere. Franco Burini, centrocampista. Gian Domenico Lucchese, portiere. Claudio Monno, attaccante, chiaro. Maurizio Merrina. Tu, ruolo? Ruolo libero. Siamo ovviamente al Forze Coraggio, un centro sportivo bellissimo di Milano, e qui si gioca a calcio camminato. Da dove vi è venuta quest'idea? Perché per partorire certe idee ci vuole anche una certa fantasia. Beh, la fantasia poi non è poi esagerata, proprio voglio dire. Qualcuno lo ha già fatto prima di noi. E tanto per cambiare, gli inglesi hanno capito bene una grande funzione sociale che può avere questo calcio camminato. Per esempio, sulla mia persona, io a 40 anni avevo appeso le mie scarpette e le riprendo alla mia età. Quindi gioca anche? Sì, io gioco e cerco di arrivare al mio obiettivo. Il mio obiettivo è arrivare a 70 anni giocando, Oggi ne ho 66. Camminare, stare insieme, non badare all'età, non badare ai problemi fisici o anche psichici che possono far parte di qualcuno. Il calcio camminato è tutto questo, dà questa grandissima possibilità, quella di superare barriere importanti psichiche e fisiche. E adesso andiamo a divertirci con loro. Piero, allora, come si organizza una squadra di calcio camminato? Noi andiamo nelle palestre, anche nei centri anziani, diciamo, a cercare di pubblicizzare il calcio camminato, e c'è interesse, adesso abbiamo diversi interessi, quindi adesso per settembre pensiamo di organizzare, non dico un campionato, ma almeno un torneo da 10 squadre, 12 squadre. Tecnicamente, come sono i suoi giocatori? Ci vuole abilità, però adesso non sembra, ma dipende, bisogna fare i passaggi precisi, perché lei non può correre e andarlo a prendere. Ecco, allora vedrà che se la passano. Quindi la tattica diventa ancora più importante del calcio corso. Dopo imparano a gestirsi, perché non possono correre, quindi devono stare attenti. I contrasti non ne può fare, violenti no, e non può fare, se no fallo. La palla non si può alzare, oltre deve giocare, infatti il pallone è a rimbalzo controllato, quindi rimbalzo di una certa altezza non può raggiungere. Poi lei però quando tira in porta, quando sta tirando in porta, allora decade il 1,50 m. Età, da A. Allora, adesso noi dovremmo fare dai 50 in su, no? Però adesso in fase di organizzazione veniamo, ci sono delle problematiche in cui consentiamo anche, no? Dipende dal tipo di fisico. Una persona che magari non può più correre sotto i 50 anni sarebbe emarginata. No, invece no, non sarà emarginata, non sarà emarginata perché la includiamo dentro. Senta, ma donne? Cioè, se io volessi venire a giocare al calcio camminato, posso venire? Le donne possono partecipare, almeno nel calcio camminato, la squadra può essere anche mista. Oh, squadre miste, ci piace un casino. Mi dice il suo nome e cognome? Lorenzo Scano. Arbitro? Arbitro. Com'è arbitrare il calcio camminato? Guarda, è la seconda volta che lo arbitro, ma devo dire che sono più stati corretti i giocatori che non io a entrare nel meccanismo. Cioè, lei sta facendo autocritica? Certo, sempre. L'arbitro fa sempre l'autocritica. Mi è piaciuto.
mi è piaciuto perché nonostante sembra facile, ma non è proprio così facile, anche perché non puoi correre. Quindi ci vuole testa, tanta. Devi praticamente andare a camminare, perché appena fai il passo più veloce che ti mette a correre, l'arbitro ti fischia fallo. Giochi a calcio regolare? Da sempre, da una vita. Quindi sei stato reclutato per la nostra rubrica, per Portami con te, ti hanno detto se ti abbiamo bisogno di uno in più. Io basta che ci sia una palla che rotoli e ci corro dietro. Allora, voi che conoscete bene la tecnica e anche la tattica del calcio classico, pensando a dover camminare e non correre, qual è la cosa che ti preoccupa di più dal punto di vista del gioco? Quella che prima o poi inizia a correre, mi sa. Visto che hai già giocato, qual è il limite con il pallone? Il limite è mentale, nel senso che la prima cosa che pensi, anche inizialmente, è quella di correre sulla palla, perché la tentazione è quella. Consigliato il calcio camminato? Secondo me sì. A sì, chi? Sì, sì. Ai diversamente giovani. La prima partita ufficiale organizzata da WISP si è giocata a Firenze. Telecronista Bruno Pizzul. Amici sportivi alla visione d'ascolto, buongiorno. Siete collegati in diretta con il Pala Valenti di Firenze, dove sta per avere inizio il confronto di calcio tra le formazioni in maglia gialla e in maglia blu. Un calcio del tutto particolare. È il calcio camminato, walking football. Partiti. Siamo sullo 0-0. Attenzione, non si corre. Le chiedo subito le prime sensazioni. Le prime sensazioni è che non è così facile come sembra, perché uno dice non c'è da correre, vabbè, non si fa fatica. In verità è molto più difficile fare gol. Non si può dire che non ce l'abbiamo messa tutta, ma il primo tempo è 0-0. Mi sembra una cosa che diverte più chi gioca che chi guarda. Che non solo non si può correre, ma neanche non si può alzare la traiettoria del pallone, che deve restare al di sotto del 1,20 m. Pecci in azione, proprietà di palleggio, velocità discutibile. Lei oggi è testimonial di un nuovo sport che nasce in Italia, il calcio camminato. Sì. Ci spiega un po' la differenza? Ah, è semplice, non puoi correre, per me è un gran vantaggio, no? Infatti mi sono pentito, quando ero in attività l'hanno depositato il marchio, voglio dire. Però. Non si corre, bisogna giocare la palla tenendola anche a raso terra, prima conclusione. Però scherzi a parte, è una bella cosa, perché a tutte le età si può giocare, gente che da piccolo ha questa passione può continuarlo a farlo anche dopo i 50 con i suoi amici. E si fa una camminata a salutare e poi dopo magari va a mangiare una fetta di salame, un bicchiere di vino, ma è anche un motivo per stare assieme, oltre che per mantenere un po' la salute, poi con una passione che ci ha sempre accompagnato fin da bambini, giocare a calcio. La rincorsa di Enaldo Pecci. Il testimonial non è a caso Enaldo Pecci. No, lui è molto spiritoso, l'ha inventato lui questo calcio, giocandolo per molti anni in Serie A, il calcio camminato. Il copyright è suo. Si sente di invitare ovviamente le persone che magari ci stanno guardando, perché dovrebbero giocare a calcio camminato? Ma per lo stesso motivo per cui giocano a boccia o a 3-7, perché è stato pensato soprattutto per quelli dai 50 in su, che magari erano appassionati di calcio ma hanno paura che gli venga un coccolone correndo, e questo permette di divertirsi facendo relativamente poca fatica, perché in effetti io dopo un quarto d'ora non ho neanche una goccia di sudore addosso, perché si sta assieme quando c'è di mezzo una palla, che poi si abbiano 5 anni o 70, il fascino della palla è sempre uguale.